Questa settimana dedichiamo lo spazio delle novità discografiche alle ultime uscite italiane e le più prestigiose strenne natalizie. In un'atmosfera internazionale apriamo con Acqua e Viento, un ottimo lavoro del batterista e percussionista napoletano Tullio De Piscopo. L'album attinge molte idee dal rock e dal jazz e le fonde nella dimensione napoletana con notevole bravura. All'operazione partecipano Pino Daniele, Gio Amoruso, Don Cherry e John Moy. Dal repertorio internazionale attinge invece Mia Martini, che ci offre con Miei compagni di viaggio un saggio delle sue grandi capacità interpretative. In un concerto dal vivo Mimì canta Leonard Cohen, Kate Bush, John Lennon, Johnny Mitchell, Randy Newman, Chico Buarque de Holanda, nonché Tenco, De André e De Gregori. Con gli arrangiamenti di Roberto Cacciapaglia si presenta Cristiano Malgioglio con Bellissime, 12 canzoni scritte durante gli ultimi anni per grandi cantanti italiani. Questa volta è Malgioglio l'interprete di se stesso e si avvale della collaborazione di Alberto Radius. Dopo il successo al Festival di Sanremo esce il primo album di Tiziana Rivale. Gran bella voce, sempre più in evidenza per questa fatica a 33 giri. Da segnalare le versioni italiane di due successi internazionali, Why di Randy Crawford e Memory di Barbra Streisand. Sulla scia del successo di Fantastico 4 esce per la Philips Le More, un album di canzoni con la voce del mattatore Gigi Proietti. Melodie italiane e quadretti da cabaret, tanta sapiente ironia per un sorprendente interprete. GND sta per Giovanni, Noel e Danilo. Si tratta di un album per una formazione che esordisce con un lavoro di gran livello. Di provenienza dal jazz, Giovanni Tommaso e Danilo Rea si accompagnano alla voce di Noel McCalla in una serie di brani tutti cantati in inglese che possiedono un gran fascino e coprono gli spazi del pop più attuale. È in tutti i negozi Natale con i tuoi, una raccolta di 12 canzoni i cui proventi sono destinati all'Associazione Italiana per lo Studio, la Prevenzione e la Terapia delle Malformazioni. Le canzoni più famose del repertorio natalizio internazionale sono eseguite da Ivan Cattaneo, I Pooh, Giuni Russo, Rettore, Caterina Caselli, Vecchioni, Celentano, Ornella Vanoni, Riccardo Fogli e Iper Paris. E ancora vorremmo segnalare la buona iniziativa di due case discografiche che proprio in questo periodo, Natale, tempo di regali, hanno inserito nuovi titoli nelle loro collane economiche. Per la CGD è disponibile una collana curata graficamente da Mario Convertino. Si chiama Musica e ripercorre le tappe fondamentali della nostra musica leggera con qualche puntata verso il rock and roll d'oltremanica e verso le origini. I titoli disponibili sono attualmente una ventina e comprendono i maggiori successi dei Pooh, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Caterina Caselli, Ivan Cattaneo, Ricky Gianco, Amanda Lear, Celentano, Dionne Warwick, Village People, Alan Parsons Project, Corpus, Bill Haley e altri. La Polygram ha fatto divenire invece la sua serie economica Successo un vero e proprio catalogo, che oggi, pensate, consta di oltre 200 titoli. Una lista che include i più grandi nomi del rock internazionale, Hendrix, Van Morrison, Eric Clapton, Genesis, Rolling Stones, Lou Reed, i Beatles, gli Who, Peter Gabriel, i Cream, i Bee Gees, Black Sabbath, George Benson. Oppure ottima antologia di musiche brasiliane, grandi orchestre e cantanti classici dei decenni passati, colonne sonore, musica strumentale, folclorica, insomma una lunga serie di proposte per tutti i gusti e per ogni tipo di pubblico, il tutto ad un prezzo estremamente conveniente. Ed è tutto, la novità discografica della settimana. Isabel, a te la parola per il video. Grazie Anna. Dall'Inghilterra le immagini del nuovo fenomeno musicale, un gruppo che vede ancora una volta protagonista Vince Clarke, leader dei Depeche Mode, fondatore degli Yazoo e capitano della band che da settimane è in testa alle classifiche inglesi, con Never Never Assembly.